Nelle oltre 2 ore di dibattito abbiamo ascoltato toni e considerazioni profondamente diverse. Se dall'una e dall'altra parte si è cercato di onorare un dibattito alto come quello che riguarda la mozione di sfiducia al governo, portando argomenti e portando elementi, in altre occasioni, in altri interventi, si è scaduti nell'insulto. E credo che prima di qualsiasi intervento debba essere portata a nome mio e del Governo la solidarietà, in particolar modo a quei giornalisti che sono stati insultati, essendo loro privi del potere di querelare i politici che in quest'Aula hanno detto di loro cose semplicemente inenarrabili. Tuttavia, penso che si debba entrare nel merito della discussione e per farlo ho provato a estrapolare 5 punti molto diversi l'uno dall'altro, che sono stati espressi dalle 2 mozioni di sfiducia. Li sintetizzo così. C'è una mozione di sfiducia, quella del centrodestra di Forza Italia, che sottolinea, come ha fatto il senatore Malan e poi il senatore Marin con molta forza, la totale inadeguatezza di questo governo. Si dice vada a casa il governo perché non ha fatto ciò che doveva fare. Sintesi. Secondo punto, c'è un secondo e risponderò per onorare il dibattito essenzialmente soltanto a questo, cercando di tenere a freno le caratteristiche più legate alle battute o alle polemiche. Secondo punto, c'è un elemento ancora nella mozione di Forza Italia che accanto alla manifesta incapacità del governo pone il problema di moralità politica. È sempre scivoloso il tema della morale, della moralità e del moralismo nella politica, ma accetto la sfida di rispondere nel merito del tema di moralità politica di un governo che viene espresso nella mozione, si regge sul voto di presunti transfughi. Vi è un terzo elemento, e vengo qui alla mozione presentata da 5 Stelle, il terzo, il quarto e il quinto invece riguardano più questioni legate all'indagine, all'inchiesta e alle considerazioni legate alla vicenda di Potenza, anche se il senatore Petrocelli nella sua introduzione ha evidenziato come per lui il fatto sia squisitamente politico, ma nella mozione si parla espressamente di alcune questioni legate all'indagine e credo che sia mio dovere rispondere nel merito. Il terzo punto è legato all'indagine. Può questa indagine compromettere la trasparenza, così l'ha definita poi il senatore Mauro nel corso del dibattito, di questo esecutivo? Il quarto punto investe in pieno la questione energetica e di quale politica industriale avere, in particolar modo in Mezzogiorno e in Basilicata, collegata all'estrazione di petrolio e più in generale all'inchiesta di cui abbiamo a discutere. Il quinto, infine, è una considerazione di merito sulle modalità del procedimento parlamentare e sul rapporto tra Parlamento, Governo e soprattutto magistratura, di cui credo che possiamo discutere a lungo, ma sulle quali considero fatte mie totalmente le considerazioni del senatore Albertini. Concluderò con una considerazione politica sui lavori di quest'Aula e sui 2 anni che ci attendono. E mi permetterete di evitare ogni e qualsiasi considerazione che ha un po' estrapolato l'argomento, che è stata estrapolata rispetto all'argomento di discussione che ha parlato di altro, come se questa fosse la sede in cui ciascuno poter portare un argomento a piacere. Ci sono delle mozioni, io affronterò il tema che le mozioni hanno posto alla nostra attenzione. Parto dalla prima considerazione e mi rivolgo in particolar modo a lei, signor Presidente, e per suo tramite ai senatori di Forza Italia, al senatore Malan, al senatore Marin, al senatore Romani nella sua veste di capogruppo. Questo governo sarebbe manifestamente incapace di realizzare ciò per il quale è stato chiamato e ciò per il quale ha chiesto il voto di fiducia. Io credo, senatore Romani, mi rivolgo a lei nella sua veste di capogruppo, che sia legittimo che voi non siate d'accordo sui provvedimenti, ma che sia impossibile, faccio appello alla sua onestà intellettuale, negare
che quegli argomenti che erano stati messi al centro dell'azione programmatica sono stati affrontati con successo dal punto di vista dell'esito parlamentare da questo Parlamento e da questo Governo. Mi riferisco espressamente alla riforma costituzionale, sulla quale peraltro il vostro gruppo nelle prime fasi ha espresso un parere positivo, salvo poi del tutto legittimamente cambiare opinione per note vicende indipendenti dal merito della riforma. Mi riferisco alla legge elettorale, su cui è chiaro che questo Parlamento, che questo Senato possa avere opinioni diverse, ma che ha visto finalmente l'organo legislativo riappropriarsi di una funzione che la sentenza della Corte Costituzionale sostanzialmente aveva tolto. Mi riferisco ai provvedimenti sulle tasse, che probabilmente non sono abbastanza per alcuni, che sono sbagliati per altri, ma che hanno visto in rapida successione l'intervento da 10 miliardi per 10 milioni di italiani attraverso il bonus IRPEF degli 80 euro. Mi riferisco all'intervento sull'IMU e sulla TASI relativa alla prima casa, mi riferisco all'intervento sull'IMU e l'IRAP agricola, mi riferisco anche a quell'intervento che oggi viene messo in secondo piano, ma che è la cancellazione dell'IRAP costo del lavoro, che era un tema storicamente discusso per anni nel dibattito parlamentare e anche nelle relazioni tra Confindustria e sindacati. Tutti, in modo unanime, sostenevano la necessità di non gravare l'imprenditore che volesse creare dei posti di lavoro di una sorta di ulteriore gabella, come era stato fatto, devo dire, ad onor del vero, da una esperienza di centrosinistra. Bene, questo è mantenuto poi dai governi di centrodestra. Questo tipo di attività sono oggi dei provvedimenti legislativi conclusi. È vero, sul tema della riforma costituzionale siamo in attesa del percorso che porterà al referendum e dunque sarà dei cittadini l'ultima parola, come abbiamo già avuto modo di dire in più di un'occasione. Ma il dato di fatto è che se questo governo aveva degli obblighi verso il Parlamento sulla base del voto di fiducia nel primo intervento fatto proprio qui, anche, lo riconosco, con un tono leggermente provocatorio, laddove io stesso, così do atto al senatore Buemi della correttezza della sua frase quando dice che non ho una raffinata diplomazia parlamentare, quando io stesso in quest'Aula dissi che speravo che quella fiducia fosse l'ultima fiducia data, o meglio, la fiducia data all'ultimo governo da parte del Senato della Repubblica. Dunque, si può condividere o meno il merito dei provvedimenti, ma non va nessuno in quest'Aula, dall'estrema sinistra all'estrema destra, che possa negare che quei provvedimenti oggi sono diventati legge. Ce ne sono altri, naturalmente il dibattito li ha evidenziati, dalla responsabilità civile dei magistrati alla riforma della pubblica amministrazione, alla buona scuola, su cui vi è un dissenso forte, non soltanto in quest'Aula, ma in alcuni casi anche all'interno del Paese, non lo voglio negare, al tema della cooperazione internazionale e ancora, non conclusi in questo caso, i tanti provvedimenti legati al terzo settore, cui sono personalmente, per esperienza personale, particolarmente legato. Dunque, questo Parlamento sta facendo quello che si era impegnato a fare e questo Governo sta rispettando gli impegni che ha preso col Parlamento. Si può non essere d'accordo, ma non si può negare questo dato di fatto. Ah, ma i risultati non arrivano. Così il senatore Marin si è espresso anche con alcune cifre semplicemente sbagliate, lo dico senza alcuna polemica, anche perché non è, credo, l'oggetto fondamentale della discussione, però ci tengo che resti agli atti che il numero degli sbarchi in questo Paese è passato da 23.838 a 25.285. Siamo in ordine del 4-5% in più. Naturalmente siamo preoccupati per questo, stiamo attenti, ma ben lontano dal 57%. Le garantisco, senatore Marin, che c'è una bella differenza tra il 5 e il 57%. Così come voglio dire al senatore Marin che i numeri del Jobs Act non sono numeri su cui si può avere degli equivoci. Lei ha citato l'INPS, cito gli ultimi dati dell'INPS, anche quelli di stamani, che segnano un rallentamento delle nuove assunzioni, ma per essere chiari e restando ai dati di oggi di INPS e di tre giorni fa, l'INPS prevede due dati molto semplici. Il primo, nel 2015 vi sono stati, al netto delle cessazioni e delle nuove assunzioni, 911.000 contratti a tempo indeterminato in più. Aggiungo che l'INPS spiega, certo, con il sussidio e con l'incentivo, che nessuno nega, anche perché il senatore Marin, lo voglio dire con il rispetto che le debbo,
Quell'incentivo l'abbiamo votato noi, l'abbiamo voluto noi e siamo molto fieri che questo incentivo abbia aiutato gli imprenditori a assumere e abbia messo oggi delle persone in condizioni di lavorare, perché è una delle cose sulle quali, avrebbe detto il senatore Mancuso, abbiamo trovato un grande accordo all'interno della coalizione che guida questo Paese. E ci dispiace che qualcuno si sia tirato indietro rispetto a questo impegno, perché, come lei ha detto, tutto ciò che crea lavoro è un qualcosa che fa felice l'Italia e gli italiani. Ma proviamo a immaginare, come ha detto lei, che siamo in presenza di un flop act, utilizzando una definizione di cui peraltro non voglio deluderla, il copyright appartiene al capogruppo del suo gruppo alla Camera, come larga parte della mozione, a giudicare dalle espressioni che vengono utilizzate. Il flop act, andiamo a guardare i dati della disoccupazione, e l'ha fatto riferimento a questo. Non parlo delle percentuali che sono passate dal 13,2 a sotto il 12%, e io penso che qualsiasi italiano possa essere contento di questo. Guardiamo i dati INPS, così che possa non avere dubbi su questo, i numeri delle domande di disoccupazione, non del periodo precedente in cui c'era l'incentivo pieno. Parliamo dei dati di disoccupazione del mese del 2016. Perché deve restare agli atti su questo singolo punto come sia strumentale l'accusa nei confronti della riforma del mercato del lavoro? Nel febbraio del 2016 si sono registrate 105.654 domande di disoccupazione. Sono tantissime, ma sono il 22,7% in meno rispetto al febbraio del 2015. Senatore Marin, sono troppe. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché la domanda di disoccupazione arrivi sempre a un livello inferiore. Ma il fatto che febbraio 16 su febbraio 15 segni un meno 22% e a febbraio 15 stavano gli incentivi che a febbraio 16 sono stati ridotti dal 100 al 40%, è il segno che qualcosa si muove. Aggiungo, se noi guardiamo invece i due mesi, febbraio-marzo, le domande di disoccupazione sono 254.194, meno 28,6%. Lo dico e termino sui numeri, perché su questo primo punto vi sia la piena consapevolezza che l'accusa che viene mossa a questo esecutivo di totale inadeguatezza, di manifesta inadeguatezza, così come scrive la mozione di Forza Italia, può trovare naturalmente riscontro in un dato soggettivo, ciascuno può avere la propria valutazione, ma trova una evidente e stridente contraddizione con la realtà. In questi due anni abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi dovremo farlo di più, dovremo farlo meglio, dovremo farlo con ancora più intensità. Ma il primo elemento su cui vorrei rispondervi è essenzialmente questo ed è di merito. Aggiungo, non sia preso come polemica, se la riforma del mercato del lavoro fosse stata fatta come ha fatto la Germania di Gerhard Schröder negli anni tra il 2003 e il 2005, probabilmente le cose sarebbero diverse. Aggiungo e chiudo su questo, In ordine, sono certo che il senatore Gasparri avrà modo di intervenire dopo e nella sua tradizionale rispetto potrà farmi finire di parlare. Voglio dire che rispetto ai numeri, il debito rispetto al PIL di questo governo, abbiamo controllato con il ministro Padoan, per essere rispettosi del dibattito parlamentare, per essere semplicemente attenti ai numeri e per non perdersi in voli pindarici, bene, da quando ci siamo noi il debito molto alto rispetto al PIL è al 132, tra il 132,4 e il 132,7%. Ovviamente è un numero molto impressionante, stiamo parlando tra il 2014 e il 2015 e adesso. Voglio dirle, senatore Marin, lei che ha detto che questo nostro Paese sta aumentando il debito, io parlo del debito sul PIL, le ricordo che tra il 2008 e il 2011, non farà fatica a ricordarsi qual era il governo che stava governando in quel momento, il debito rispetto al PIL è passato dal 102 al 116%, per poi crescere ulteriormente, perché mi piace ricordarlo, tra il 2011 al 2014 dal 116 al 132%. Questi sono i numeri e i fatti. Il resto è utile per una comunicazione esterna sulla quale però poi verrò nella conclusione finale. Secondo punto, si parla di moralità politica. E la moralità politica si interpreta sostanzialmente nel dire che non si può governare, la sintetizzo così, nel corso della discussione avrete modo eventualmente di modificare o precisare il mio pensiero, non si può
governare un paese senza un mandato diretto o appoggiandosi a un consenso parlamentare che non è figlio della diretta candidatura. E su questo punto naturalmente si chiama in ballo non tanto la moralità politica, quanto, io credo, la Costituzione italiana e le regole del gioco parlamentare. Io credo che i custodi e difensori della Costituzione o lo sono sempre o non possono essere a giorni alterni. Tra qualche mese, lo avete ricordato tutti, noi andiamo a un grande dibattito sulla Costituzione dove una parte di voi difenderà la Costituzione per com'è, sostenendo con forza il rischio di un accentramento di poteri del Presidente del Consiglio. Evito di riprendere qui una discussione già fatta sia al Senato che alla Camera, cioè che questo argomento è manifestamente infondato perché non si cambiano i poteri del Presidente del Consiglio, il quale unico, a differenza della riforma costituzionale approvata dal Parlamento e poi bocciata dai cittadini nel 2006. Ma se vogliamo prendere sul serio questa critica, dobbiamo essere coerenti fino in fondo. Il sistema che voi difendete e che peraltro rimane in vigore è quello che prevede la centralità parlamentare. E la centralità parlamentare, per effetto dell'articolo 67 del divieto della Costituzione, del divieto di mandato imperativo, permette ai deputati e ai senatori di fare le proprie valutazioni. O questo vale sempre o non vale mai. Senatore Malan ha espresso nel suo intervento, un riferimento al 2011. Senatore Malan, lei ha detto che il 2011 è l'ultimo anno in cui il governo aveva la piena legittimità. Le segnalo che a fronte di una frattura nello schieramento di cui lei fa parte e di una divisione profonda effettuatasi nel dicembre 2010, quel governo già nel 2011 si basava sul consenso di deputati e senatori che lei potrebbe definire transfughi, ma che nel passaggio parlamentare, del tutto legittimo costituzionalmente, per rispondere all'accusa di moralità politica, passarono dal centro-sinistra al centro-destra, sostenendo il governo Berlusconi. Allora, questo io sto semplicemente ricordando i fatti. Sto ricordando i fatti per dire che se moralità politica significa... Presidente, io continuo tranquillamente perché avendo fatto un voto di tranquillità e serenità, tornerò sui singoli punti anche qualora la maleducazione dovesse continuare a interrompere offrendo un pessimo servizio agli studenti che pensano che il Senato sia un luogo di bellezza e di democrazia. Veniamo all'anno 2013. Senatore Romani, ma come fate a scrivere in una mozione che c'è un problema di moralità politica quando lo schema di governo che oggi viene replicato in modo diverso è stato alla base del vostro sostegno all'esperienza del governo Letta, che è venuta meno non in virtù di un giudizio sull'esecutivo guidato dal mio predecessore, ma di una dinamica processuale legata al vostro capo del partito. Cioè il vostro cambiamento di giudizio rispetto al governo Letta non è derivato da un giudizio politico sul governo Letta, ma dal fatto che avete scelto di togliergli la fiducia in virtù di una vicenda processuale dell'allora del presidente Berlusconi. Come potete contestare agli amici di NCD prima e poi agli amici di ALA che hanno sostenuto il percorso delle riforme costituzionali che voi stessi avevate immaginato, di rimanere semplicemente fedeli a un patto al quale anche voi vi eravate legati e dal quale siete venuti meno non per esigenze di moralità politica ma per correttissime valutazioni di opportunità. Avete cambiato idea voi, non hanno cambiato idea gli altri, e di questo dovrete rendere conto alla vostra gente. Terzo punto di discussione. Il tema della giustizia. Io sono per la giustizia sempre, non per i giustizialisti. Io credo nei tribunali, non nei tribuni. Io rispetto le sentenze dei giudici, non le veline che violano il segreto istruttorio. Quando dico che noi siamo dalla parte della magistratura,
e invitiamo la magistratura ad andare a sentenza, noi non stiamo accusando la magistratura, noi stiamo rispettando la Costituzione italiana sulla quale abbiamo giurato. Ed è bene che il Parlamento sia consapevole di questa posizione del governo. Questo Paese ha conosciuto figure di giudici eroi che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la corruzione, contro l'illegalità. Ma questo Paese ha conosciuto anche negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. Un avviso di garanzia, strumento processuale a tutela dell'indagato, è stato per oltre 20 anni una sentenza mediatica definitiva. Vite di persone per bene, sono state distrutte mentre i delinquenti avevano il loro guadagno nell'atteggiamento demagogico e populista di chi faceva di tutta l'erba un fascio. E oggi qui io dico davanti a quest'Aula che l'avviso di garanzia non è mai una condanna, dicendo all'assessore dei 5 Stelle di Livorno che noi non chiederemo le sue dimissioni perché è stato indagato, perché crediamo nella Costituzione e crediamo nei processi che si fanno nelle aule. Rivendico in quest'Aula, guardando negli occhi i cultori del giustizialismo a senso unico, che chi è colpevole e chi non è colpevole viene deciso seguendo un iter processuale, con le garanzie che vengono da un paese, il paese che ha dato i natali al Beccaria. Contano i codici delle leggi, non i codici di un software, per decidere chi è colpevole. E se devo essere giudicato, vengo giudicato dai magistrati con le sentenze, non dai blog con una password. Il potere sta nei tribunali. Richiamare le sentenze dei magistrati significa offrire l'estremo servizio che noi facciamo alla separazione dei poteri. E dire, lo dico al senatore Quagliariello, del quale mi ha colpito la clamorosa superficialità che da lui non mi aspettavo, rispetto al tema delle sentenze, si dice sentenza quella che viene e passa in giudicato. Perché le sentenze della magistratura di Potenza, noi speriamo che possano finalmente andare ad essere giudicate in primo, in secondo e in terzo grado. Lo abbiamo fatto in tempi non sospetti, quando uno di noi, che ha parlato oggi in quest'Aula, a cui va la mia gratitudine, il senatore Margiotta, ha avuto un comportamento di una civiltà straordinaria, dimettendosi dal suo gruppo parlamentare per non infangare alla luce di quello che sta accadendo nel dibattito esterno. E il senatore Margiotta, attesa la sentenza, è stato giudicato innocente. E finché c'è questa carta costituzionale, e su questo punto la difenderemo con le unghie e con i denti, caro senatore Quagliariello, le sentenze sono quelle che passano in giudicato. Non è sfortuna aver detto ah, non vanno mai a sentenza. Le indagini del 2001, le indagini del 2004, le indagini del 2008 non avranno una conclusione con una sentenza passata in giudicato. Io da cittadino sono triste per questo. Perché io da cittadino penso che quando un magistrato è messo nelle condizioni di lavorare deve essere aiutato e accompagnato dal sostegno, non dalle critiche. Ma quando non si arriva a sentenza e si immagina semplicemente di condannare le persone sulla base delle comunicazioni date ai giornali, beh, in quel preciso momento mi ergo dalla parte della giustizia contro il giustizialismo che fa solo vittime e che non aiuta il Paese. Voglio dire una cosa su questo punto, e lo dico, senatore Romani, con il rispetto che le devo, vedendo con curiosità se voi voterete la mozione di 5 Stelle, perché contiene esattamente il contrario, come vi ha spiegato molto bene la senatrice Repetti, di tutto quello che avete detto in questi anni, ma si può sempre cambiare idea. Voglio dire una cosa, non vi siano dubbi, qui e fuori di qui, che la vicenda di Potenza per noi non è una vicenda chiusa. Cerco di dirlo molto bene. Noi siamo interi, non è che passato il referendum su quella vicenda si può mettere un coperchio. Noi ci auguriamo che i magistrati di Potenza
siano messi nelle condizioni velocemente di concludere le indagini. E sapete per rispetto di chi, innanzitutto? Non già e non solo degli indagati. Preciso per la superficialità con cui sono intervenuti alcuni senatori che non voglio neanche citare, che non vi è alcuna ipotesi di corruzione che riguarda questo governo. Credo che l'unica ipotesi di procedimento penale che nascerà da questa vicenda sarà quella su cui vi chiameremo a rispondere della diffamazione nei confronti del Partito Democratico e su cui spero che rinuncerete all'immunità parlamentare, voi cittadini. Voi cittadini. Lì vedremo chi è condannato e chi no. Ma voglio dire una cosa. Ci sono 400 persone che da domani saranno in cassa integrazione. E sono i dipendenti dell'ENI di Viggiano. Ci sono migliaia di persone. Silenzio. Quando avranno finito con le loro urla, torneremo alla dura verità dei fatti. E sarà per loro un piacere passare alla concretezza dopo tante discussioni fatte per chi sta fuori da qui. Ci sono 400 persone che domani vanno in cassa integrazione a Viggiano. Ci sono migliaia di persone che rischiano il posto di lavoro in Basilicata. E lo voglio dire a qualche senatore dell'area, se non ci fosse stata una sacrosanta battaglia di qualcuno di noi a difesa di Fiat Chrysler, oggi ce ne sarebbero molte di più a Melfi. E non può bastare una battaglia ideologica per spiegare che se c'è un futuro per questo paese è un futuro industriale, non un futuro della Disney dei servizi. E mi piace vedere come voterete voi su questi passaggi della mozione. Ma voglio dirvi una cosa, le sentenze devono essere, i giudici devono parlare con le sentenze e noi li aspetteremo e li incoraggeremo e saremo dalla loro parte. Ma le sentenze devono arrivare presto perché noi vogliamo sapere chi è il responsabile, vogliamo sapere chi è il colpevole, vogliamo sapere chi è che ruba. Perché la differenza tra chi dice rubano tutti e chi dice datemi nomi, la differenza è esattamente tra quelli che non vogliono nessun colpevole sparando nel mucchio e pensando di prendere consenso e chi invece pensa che la giustizia sia una cosa seria. Credo che ciascuno ha i suoi sport preferiti, il suo è quello di leggere le intercettazioni, il mio è quello di rispettare la Carta Costituzionale. Vi è un quarto punto. Vedete, è la stessa differenza che c'è tra interpretare la politica come servizio, come grande servizio, e la politica come grande server. È una grande differenza. È una differenza che però potranno capire soltanto con il tempo, perché prenderla tutta insieme potrebbe essere difficile. Vi è un quarto punto che riguarda l'energia e le politiche industriali. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente del Senato. Il dibattito delle mozioni ha toccato soltanto en passant la questione di quale politica industriale avere per il Mezzogiorno. Io vorrei ribadire qui, in questa sede, qual è la politica energetica e industriale di questo governo. Oggi che il passaggio referendario si è concluso e oggi che sembra venir meno l'attenzione su questi temi, proprio oggi è necessario dare nuova luce alle questioni dello sviluppo energetico, ambientale e della politica industriale di questo Paese. E per questi motivi tra due giorni sarò a New York con gli altri capi di Stato e di Governo a firmare l'impegno vincolante della Conferenza di Parigi. Noi pensiamo che vadano chiuse le centrali a carbone. Le centrali a carbone significa che ne abbiamo chiuse due, abbiamo annunciato la chiusura di una terza e abbiamo spiegato che in altre due su cui i precedenti programmi prevedevano la riconversione da olio a carbone abbiamo messo lo stop e con Enel blocchiamo 5 centrali in questa legislatura, senza perdere un posto di lavoro. Senza perdere un posto di lavoro perché Enel si è impegnata a riqualificare tutte le lavoratrici e i lavoratori di quelle realtà. Siamo leader nel settore delle rinnovabili e vorrei essere chiaro su questo. Il sistema degli incentivi che ha aiutato nel ventennio precedente, pur avendo dei limiti, perché questi limiti che hanno riguardato tutte
le forze costituzionali, sono stati dati questi incentivi senza creare una filiera industriale nel settore, grande argomento di cui potremmo discutere a lungo, ma questi incentivi sono oggi sempre meno necessari perché si sta affermando l'idea delle energie alternative rinnovabili come un valore profondo che funziona in molti casi anche senza incentivi, cioè senza pesare sulla bilancia dei pagamenti e soprattutto sulla bolletta dei cittadini. Perché l'idea che gli incentivi spuntino sotto il cavolo non è propriamente veritiera. Gli incentivi vengono pagati dagli italiani con una bolletta energetica che è tendenzialmente più alta di quella degli altri colleghi. Abbiamo messo in campo un piano di... Dunque, sulle rinnovabili noi abbiamo raggiunto gli obiettivi del 2020. Saremo in grado di essere i leader nel percorso verso gli obiettivi 2030 e andiamo avanti con grande determinazione e convinzione. Abbiamo il tema dell'efficientamento degli immobili. Chi ha fatto il sindaco sa che una delle più belle esperienze che gli possa capitare non è soltanto quella di collegare con un collettore le fogne a un depuratore, perché si parla tanto di ambiente, ma poi ci si dimentica che il vero modo per difendere il nostro mare è quello di creare le condizioni per fare i depuratori e, come sappiamo molto bene noi che abbiamo fatto i sindaci, per mettere in condizioni le fogne di essere collegate a un depuratore. Ma lasciamo stare. C'è il tema dell'efficientamento degli immobili. È inutile continuare a fare le discussioni spot se tu non metti in campo una politica per rendere più efficiente dal punto di vista energetico gli immobili. Una delle esperienze più belle da sindaco è stata quella dell'edilizia residenziale popolare, l'ERP, fatta con i livelli di massima efficienza energetica. Ci sono sindaci in quest'Aula, che hanno ex sindaci, che hanno fatto esperienze molto interessanti. C'è il tema cruciale delle colonnine elettriche per la mobilità elettrica privata. Noi abbiamo circa 2.000 colonnine elettriche, se non arriviamo a 20.000 non siamo credibili. C'è il tema del rinnovo totale dei mezzi pubblici. Noi abbiamo 50 milioni di viaggi ogni anno fatti sulle Frecce, molti di voi sono frequentatori, funzionano bene. Poi ci sono 550 milioni di visite di viaggi che invece vengono fatti sui treni da pendolari, e già lì i problemi iniziano a crescere. Ma poi ci sono 3 miliardi e mezzo di viaggi, parlando di numeri all'anno, fatti sul trasporto pubblico locale con mezzi troppo spesso antiquati. Allora, se vogliamo affermare la necessità di un cambiamento di paradigma in questo settore, occorre da un lato mettere da parte la cultura anti-industriale che ha permeato una parte della classe dirigente di questo paese, soprattutto del Mezzogiorno, e che ha visto distruggere nel corso degli anni alcune realtà straordinariamente forti ed efficaci. E contemporaneamente l'esperienza di alcune regioni del nord, penso in particolar modo all'Alto Adige, alla provincia di Bolzano, alla provincia di Trento e non soltanto a quelle, sono dei punti di riferimento nel rapporto tra sostenibilità ambientale e crescita economica. Io credo che questo sia il grande tema che, come governo, stiamo cercando di perseguire. Ed è il quarto argomento, talvolta assente da questo dibattito, preso probabilmente più dall'esigenza di parlare fuori alle telecamere che non ad affrontare la questione nel merito, che è, io credo, assolutamente cruciale. Infine, e ho chiuso, il procedimento parlamentare, il famoso emendamento. Senatore Malan, lei ha detto in quest'Aula, come è accaduto purtroppo a tanti giornalisti e a tanti politici nei talk show, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Questo emendamento è stato discusso, ma proprio al Senato, e mi dispiace dover essere io a dirglielo. Non entro nel merito della rivendicazione di quell'emendamento. Non entro nel merito perché ci sono interviste pubbliche mie tra il mese di giugno e quello di settembre in cui spiego la strategicità di Tempa Rossa. Poi si può non condividere. Riconosco in questo caso a 5 Stelle che è sempre stato contrario nel merito. Ma con la stessa franchezza dovrete riconoscere a noi che abbiamo sempre chiesto che questo emendamento fosse portato. Lo abbiamo detto in tutte le sedi. Qual è il punto? È vero che è entrato nella conclusione dei lavori parlamentari della Camera,
Ma questo emendamento è stato discusso in sede di commissione. Le dirò di più, senatore Malan, a sua insaputa è stato anche subemendato. E di conseguenza, come si fa a dire da parte di un senatore della Repubblica che di questo emendamento non si è discusso? Entriamo nel merito. Il fatto che abbiate votato contro è assolutamente legittimo. Nessuno di voi vuole mettere in discussione che abbiate votato contro, ma il fatto che se ne sia discusso e che si sia approfondito in sede di commissione elimina il punto centrale, che è un emendamento portato di notte. La Befana viene di notte, gli emendamenti sono discussi, e se lei è contrario vale lo stesso. Se lei è contrario, ma c'è la maggioranza, come prevedono i regolamenti parlamentari che ella dovrebbe conoscere, passa. Entro nel merito e concludo. Il senatore Santangelo ha detto che talvolta vorrebbe vivere in un paese normale. Penso che quando, se qualcuno ha acceso la televisione mentre egli stava parlando, il dubbio che questo fosse un paese normale poteva venirgli. E anche il fatto che insista a interrompere è la dimostrazione che non c'è il desiderio di arrivare al punto della sostanza. Io rivendico qui, in quest'Aula, che gli interventi che il Governo fa allo scopo di sbloccare le opere pubbliche e private, e segnalo al senatore Quagliariello per l'ennesima volta che non vi è distinzione, non vi sarebbe distinzione se fosse Total o Eni, in entrambi i casi si tratta di interventi privati. L'intervento pubblico è una strada, che sia di Eni o di Total è comunque un intervento privato. Poi Eni ha una maggioranza pubblica, una maggioranza, ha una quota pubblica di proprietà dello Stato italiano, Total dello Stato francese, sempre pubblico è dal punto di vista della composizione azionaria, ma quello è un investimento privato, che noi abbiamo inteso sbloccare, come abbiamo inteso sbloccare l'Expo, come rivendichiamo il commissariamento del Mose, come abbiamo inteso fare per la variante di Valico, per la Salerno-Reggio Calabria, per il quadrilatero, perché pensiamo che questo Paese abbia bisogno di sbloccare gli investimenti. Il Ministro Delrio mi ha appena passato i dati dei comuni, le previsioni di sblocco dei comuni. Aver tolto, grazie al vostro lavoro, signori senatori, il patto di stabilità per i sindaci produce un effetto leva di almeno 4 miliardi di euro. Sono interventi pubblici che vengono fatti dall'interno dei nostri comuni, dai nostri amministratori, e sono interventi che qui rivendichiamo. Se è un peccato, o se volete un reato, no, diciamo se è un peccato, sul reato ci parleremo tra un attimo, se considerate un peccato cercare di sbloccare l'Italia, accusateci di questo peccato. Se è un reato, controllate il codice penale, perché il reato non c'è. E in ogni caso, quello che deve essere molto chiaro per tutte e per tutti è che nella formazione del procedimento parlamentare è evidente che noi ascoltiamo tutti. Vedete, noi sì, e poi facciamo noi. E poi facciamo noi. La ringrazio, senatore, perché è esattamente questo. Noi ascoltiamo tutti e poi facciamo noi. Questo significa avere la spina dorsale dritta. Questo significa essere delle politiche e dei politici. Questo significa saper governare degli interessi. E rispondiamo di quello che facciamo in piena libertà, a viso aperto, utilizzando un'espressione peraltro molto cara a chi di noi ama Dante e Farinata. L'altro giorno al Salone del Mobile di Milano ho incontrato il presidente Snaidero. Vorrei fare una confessione qui, pubblica, in Parlamento. Noi abbiamo presentato la legge di stabilità, il ministro Padoan ed io l'abbiamo firmata, con il bonus per le giovani coppie, che era stato richiesto dalle associazioni di categoria, Albertini ha avuto parole definitive su questo, con un limite, mi pare, di 8 o di 10 mila euro, non ricordo adesso. Le associazioni di categoria ci hanno detto: state sbagliando, perché state andando su un livello troppo basso, dovete arrivare almeno a 16.000 euro, loro chiedevano 20, credo che noi abbiamo messo a 16.000 se non vado errato. Questo è l'esercizio democratico, è prendere le considerazioni che vengono dal mondo fuori di qui, valutarlo in scienza e coscienza sulla base dell'interesse pubblico ed esprimere una valutazione. Questo significa dare letta alle lobby?
Noi siamo il governo che ha messo l'ANAC in condizioni di funzionare. Voi siete il Parlamento che ha aumentato le pene sulla corruzione, che ha introdotto i reati ambientali, che ha fatto interventi che definire figli delle lobby non riesce neanche a chi vive nell'iperuranio. E allora, questi sono i 5 temi su cui vi dovevo una risposta di merito, puntuale, avendo ascoltato il dibattito e avendo detto le mozioni. Certo, ho perso un po' di stimolo all'inizio del dibattito, perché l'onorevole Di Maio, l'eurodeputato Salvini, avevano spiegato sui giornali e nei talk show che questa mozione sarebbe passata. E quindi sono arrivato con un misto di fremore, anche di interesse. Il senatore Centinaio ha subito spento la mia emozione, intervenendo in aula dicendo: tranquilli, questa non passa, è la prossima, è quella del referendum. Siamo ormai abituati a sentirci dire: non è questa, è la prossima. Aspetteremo pazientemente la prossima. Però vorrei nel frattempo farvi una proposta. Per l'ennesima volta provate a mandarci a casa, non convinti neanche voi di farlo, ma evidentemente per due ragioni. O perché vi piace perdere, ma non credo perché non piace a nessuno, o perché pensate di giocare così la vostra attività politica, utilizzando il Senato come la cassa di risonanza per ciò che sta fuori, utilizzando la mozione di sfiducia non come uno strumento parlamentare, ma come uno strumento, una bandierina da sventolare nei talk show e per spiegare: abbiamo la mozione di sfiducia, poi, quando si parla della mozione di sfiducia, ciascuno fa un argomento a piacere e dal MUOS fino alle merendine della Basilicata si parla di tutto, ma non del governo. Questo atteggiamento è del tutto legittimo e non tocca a me chiedervi di cambiarlo, perché credo nel rispetto e nel gioco democratico. Penso però di dovervi dire con estrema franchezza, per la stima e il rispetto che porto al Presidente del Senato e a tutti voi, che i talk, i media, i social non sono l'Italia. Spero che ve ne siate accorti nell'ultimo referendum. Spero che ve ne siate accorti in ogni passaggio. Non sono i sondaggi che vengono più o meno agitati per l'uso, prima dell'uso. Noi politici troppo spesso viviamo in una grande, gigantesca bolla di autoreferenzialità. 5-10.000 persone, gli addetti ai lavori, molto spesso gli addetti ai lavori, immaginano che abbiano grande interesse certi temi, mentre le persone che sono a casa in questo momento avrebbero preferito che il Senato discutesse di come cambiare l'edilizia scolastica, di come investire sul dissesto, di come lavorare sulle questioni di merito perché finalmente anche in un confronto laico, libero, tra maggioranza e opposizione si potessero fare degli interventi per migliorare le condizioni di lavoro. È nato così un referendum che in entrambe le mozioni, la conclusione della mozione, senatore Romani, che questo sia stato fatto da altri si vede, perché la conclusione della mozione di Forza Italia dice l'esatto contrario di quello che lei ha mirabilmente spiegato in un'intervista sul Foglio. Evidentemente ha preso la cartellina della mozione della Camera, la prossima volta siamo più tranquilli se prende la sua. Nasce così la richiesta di sfiducia, finalizzata soltanto ad avere eco fuori di qui. E nasce così un discorso in quest'Aula che fa l'occhiolino a chi sta fuori, ma che non guarda la sostanza del problema. Io credo che l'Italia sia altrove. Senatore Buemi, lei mi ha richiamato alla raffinata dialettica parlamentare, cercando una missione impossible con me. Ma le dico che c'era un grande parlamentare, ci fu un grande discorso, io dissimulo abbastanza bene, ma sono un grande ammiratore di alcuni oratori del dibattito parlamentare. C'era un grande parlamentare che negli anni Ottanta terminò un suo discorso, era un capogruppo parlamentare, dicendo: la politica è altrove, noi vi aspetteremo là. Io credo che sia la stessa cosa che dobbiamo dire oggi. La politica è rispettare chi governa, non urlare costantemente, facendo un'opposizione costruttiva, preparandosi a governare la volta dopo, rispettandosi, cosa che abbiamo cercato di fare con il patto del Nazareno e non delegittimandosi vicendevolmente. L'Italia è altrove, la politica è altrove. Quando avrete finito con le vostre sceneggiate televisive, noi vi aspetteremo là.